I capigruppo di Forza Italia Damiano Cardiello e Eboli 3.0 Santo Venerando Fido intervengono a seguito del furto dell'ufficio anagrafe. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri. Abbiamo presentato un'interrogazione comunale urgente al fine di chiarire determinati lati oscuri di questa vicenda. Cioè, noi non riusciamo a comprendere come sia possibile introdursi all'interno dell'ufficio anagrafe, quindi all'interno del palazzo di città, senza segni di effrazione, aprire comodamente una cassaforte, portarsi via 4.000 euro in contanti più 1.000 carte d'identità e dei timbri comunali. È un fatto che stranamente accade a un anno dalle elezioni comunali di inaudita gravità, in quanto comunque va a minare la credibilità sia del municipio ma di tutta la macchina comunale. Noi in tempi non sospetti, nel mese di dicembre 2018, abbiamo depositato un'interrogazione che, tra l'altro, mirava l'attenzione proprio alle telecamere di videosorveglianza esterne al municipio che sono state da mesi proiettate verso il parcheggio anziché inquadrare gli ingressi dell'ufficio anagrafe. Questo è un altro fatto grave, perché il sistema di videosorveglianza cittadino, costato fior di quattrini pubblici, deve essere un deterrente proprio in questi casi e poteva essere dirimente per tracciare un identikit dei malviventi. L'interrogazione depositata serve proprio a fornire delle risposte ai cittadini al fine di evitare il ripetersi di questi avvenimenti. Siamo a disposizione delle forze dell'ordine, ovviamente anche come parte politica, nel fornire dettagli rispetto al nostro operato politico, appunto queste due interrogazioni comunali. Vogliamo vederci chiaro e costringeremo, tra virgolette, il sindaco Cariello a venire in aula a consigliare e spiegare tutto, partendo dal presupposto di chi ha materialmente le chiavi del municipio, perché vorremmo anche comprendere come sia possibile introdursi al comune fuori orario di lavoro. Gli accessi domenicali, ad esempio, anche questo è un altro punto da chiarire, vista la nota del segretario comunale con cui invitava e diffidava tutti i dipendenti del comune a svolgere il proprio dovere nei soli orari stabiliti dal contratto.